Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero darle la más cordial bienvenida al señor presidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Renzi, por honrarnos con su visita el día de hoy. Es el primer jefe de gobierno italiano que visita nuestro país en toda la historia. Lo invité a que nos visitara cuando estuve con él hace unos meses en la Expo Milán, que dicho sea paso, qué feria tan maravillosa, qué éxito de feria. Aprofito esta oportunidad para darle los complimenti. L'Expo Milán me è sembrata assolutamente impressionante. È stato un successo totale. Allora è stato lì in quel momento quando ho invitato il Presidente Renzi e oggi siamo onorati della sua visita qua in Colombia e sono molto lieto di avere qua la sua presenza, non soltanto perché abbiamo affinità in tantissimi argomenti, ma perché abbiamo una potenzialità enorme per lavorare insieme in molte aree e molti settori. Italia ha molto di ciò che Colombia, di cui Colombia ha bisogno e Colombia ha molto di cui l'Italia ha bisogno. Ed è lì quando si generano queste sinergie così importanti, produttive e positive tra due paesi come i nostri. Oggi il primo ministro Renzi è venuto in compagnia di una importante delegazione di imprenditori, approssimatamente 60 imprenditori che si sono riuniti questa mattina nel forum di infrastruttura e non soltanto di infrastruttura, ma imprenditori di altri settori sono qua presenti. C'è anche il ministro Calenda che qualche mese fa era venuto qua con 130 imprenditori. Qua vediamo l'interesse costante dell'Italia nel nostro paese e della complementarietà tra la Colombia e l'Italia e del lavoro che portiamo avanti insieme da alcuni mesi. Ci sono diversi argomenti che abbiamo trattato durante la riunione bilaterale prima e poi con i nostri ministri. E la prima cosa che vorrei ringraziare il Presidente Renzi è il suo appoggio, l'appoggio personale, l'appoggio ufficiale e politico al nostro processo di pace. Lei è sempre stato lì presente e ci ha supportato, ci ha appoggiato come paese, come Italia, ma anche dinanzi all'Unione Europea che ci ha dato tutta la forza e tutto il supporto durante questo processo per finalmente poter avere la pace in Colombia dopo 50 anni di guerra. Lei ci ha sempre aiutato e ha confermato l'impegno nel Fondo Fiduciario per la Pace che sta formando l'Unione Europea. L'esperienza italiana nell'agricoltura è enorme e ci sono delle caratteristiche molto importanti e appropriate per la nostra situazione di post-conflitto, la nostra situazione di post-riconciliazione, il modo nel cui create cooperative, associazioni, l'efficienza della vostra produzione, sono tutti aspetti che ci sembrano molto interessanti e da quando ci eravamo incontrati la volta scorsa avevamo già iniziato un lavoro che stiamo già consolidando nel senso di una cooperazione in questo argomento, di fare attività di training e di formazione per le nostre istituzioni, training tecnologico e tecnico. Le piccole e medie imprese in Italia sono molto forti e in Italia sono i campioni mondiali in design, nel settore della moda, eccetera. E noi abbiamo moltissime cose da imparare da voi. Ma anche noi stiamo avanzando in questi settori, soprattutto nella parte produttiva. E perciò una delegazione del SENA è stata in Italia a settembre scorso e ha permesso di stabilire uno scambio con aziende di moda, con lavori agricoli, col processo di lavorazione del caffè, della tostatura del caffè. Stavo dicendo al Presidente Renzi stamattina che ho lavorato durante molti anni nell'industria del caffè.
Si sa che la qualità finale di una tazza di caffè si divide 50% nella qualità del grano, nel modo in cui quel grano di caffè, quel chicco di caffè viene scelto, preparato e poi tostato. E lì è il primo 50% della qualità di un buon caffè. E l'altro 50% è come si prepara il caffè. La macchina, l'acqua, la temperatura e il barista. In quel primo 50% noi siamo i campioni, abbiamo il miglior caffè del mondo. E nell'altro 50% voi siete i campioni, avete la miglior preparazione. E lì siamo assolutamente complementari. E oggi abbiamo firmato un accordo precisamente in questo senso di collaborazione con il caffè. Continuiamo complementandoci e producendo la miglior tazza di caffè al mondo insieme. Stiamo anche lavorando un memorandum of understanding per stabilire delle borse di studio per creare dei progetti insieme. L'Italia ha avuto un'esperienza molto vasta e importante in missioni di pace nel mondo. A Brindisi abbiamo la base logistica dell'ONU. Noi abbiamo appena firmato un accordo e un impegno di partecipazione con le Nazioni Unite. Una volta si è firmato l'accordo di pace nel nostro paese. E lì potremmo lavorare insieme. E voglio ringraziare il governo dell'Italia, ringraziare il Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Italia, signor Renzi, per l'appoggio che ha dato al processo di sminato attraverso l'OEA nel nostro Paese. Vorremmo aumentare il commercio e il business tra i nostri due Paesi. Esistono già dei punti interessanti, ma dobbiamo scegliere dei settori specifici per aumentare il commercio in entrambi i sensi. Uno di questi è stato, per esempio, il regalo che mi ha portato il Presidente Renzi, un vino e un olio buonissimi. Noi non possiamo produrre vino in questi paesi perché è un paese tropicale, perciò dovremmo importarlo e sicuramente lo faremo dall'Italia perché sono quelli di altissima qualità che ha il mondo. L'investimento italiano è un altro punto. L'investimento italiano in Colombia è sempre più importante. Abbiamo la presenza di aziende italiane importanti nei settori di infrastruttura, energia, e in altri settori specifici, e per noi è molto interessante perché la qualità delle imprese italiane è sempre da sottolineare. Un altro punto che ci interessa lavorare insieme è l'educazione, l'istruzione, la formazione di professori, di docenti. E questo è un altro dei punti che condividiamo nella nostra filosofia di governo della terza via, non soltanto la terza via ma il buon governo, un buon governo che sia efficace, efficiente. E questa terza via, che come si conosce e si definisce il mercato fino al punto dove sia possibile e lo Stato fino a dove sia necessario. Ma oggi abbiamo aggiunto una nuova parte, un nuovo ingrediente a questa terza via. Questa terza via deve essere con allegria, con l'allegria della gente. Dobbiamo sempre pensare alla gente e l'educazione fa parte importante di questa. In questo proposito, ci sono 13 violinisti provenienti dalle regioni più isolate del paese. Uno viene dal Cauca, per esempio. Uno di questi violinisti sta imparando a suonare il violino a Milano attualmente. Sono questi un esempio degli scambi culturali
che l'Italia ci sta aiutando a promuovere. L'Italia è uno dei paesi che ha maggiore esperienza al mondo nella manutenzione del patrimonio storico. Stiamo lavorando insieme anche in questo senso nel restauro di opere d'arte, dei beni culturali, nella preservazione dell'ambiente. Un altro punto importante è la COP21 che si riunirà prossimamente a Parigi a dicembre. E in questo senso con l'Italia abbiamo già lavorato, a Berlino abbiamo fatto già un accordo, una base per il successo di quel vertice che si terrà a Parigi a dicembre. Dipendendo da questo vertice dipenderà in gran parte il futuro del nostro pianeta. Questo è uno degli altri argomenti che ci riunisce con l'Italia, che ci avvicina all'Italia e al Presidente Renzi. E finalmente vorrei ringraziare Matteo Renzi, a lei personalmente, al vostro governo, per quell'impegno che a lei, perché ci ha aiutato a eliminare quelle antipatiche visa Schengen che noi colombiani abbiamo dovuto subire durante anni e anni. Ieri abbiamo preso la decisione finalmente, manca soltanto una firma. Dopo la COP21 mi recherò a Bruxelles per firmare e ratificare quel documento finale e ultimo per eliminare i visti Schengen, e da quel momento in poi i colombiani potranno viaggiare qualsiasi dei 26 paesi dell'Unione Europea senza bisogno di visto. Questo sarà una realtà a partire dal 3 dicembre e grazie ovviamente a tutti i paesi europei, ovviamente grazie al carissimo presidente spagnolo che ha preso l'iniziativa e grazie a lei, alla sua ministra degli affari esteri, che oggi è la ministra degli affari esteri dell'Europa, che ci hanno aiutato tanto in questo processo. Grazie. Se, caro Presidente Renzi, vi riceveremo sempre qua con con le braccia e il cuore aperto. Signor Presidente, grazie mille per l'invito, per le parole, per le espressioni che hai utilizzato. E noi siamo molto felici di essere in Colombia, di essere in questa straordinaria città, in questo straordinario paese, che è oggi un simbolo mondiale, perché la battaglia per la pace che state facendo e che sta facendo il Presidente Santos e tutti voi con lui è realmente un grande momento in cui si scrive la storia. Ci sono dei momenti in cui la storia fa gli straordinari. E questo è uno di questi a confine tra l'America del Nord e l'America del Sud, nel cuore dell'America Latina. Il processo di pace con le FARC è un processo di pace del quale ci siamo segnati le date. Il 24 settembre non è una data importante solo per il popolo colombiano, ma per tutti i cittadini del mondo di buona volontà. Quindi complimenti per questo sforzo. L'Italia è a disposizione per fare la propria parte, se necessario, anche in futuro, sullo sminamento, nel fondo per la ricostruzione e per il post-conflitto a livello europeo. Noi siamo felici di poter dare una mano e voglio davvero, da questo punto di vista, esprimere tutta la gratitudine verso la leadership del Presidente Santos. Il Presidente ha utilizzato un'espressione, terza via con allegria. Non so quanto i custodi dell'ortodossia della terza via anglosassone possano essere soddisfatti. È una declinazione latina, ma è una declinazione che sentiamo come molto forte e viva. Colombia e Italia non condividono soltanto possibilità di accordo, scambi culturali, grandi personalità dall'una e dall'altra parte, ma condividono innanzitutto uno stesso idem sentire, avrebbero detto nell'antica Roma, un approccio comune. E io credo che questo sia molto importante per oggi e soprattutto per il domani. Sulle considerazioni che ha espresso il Presidente,
molto brevemente, piena disponibilità a lavorare insieme nel settore agricolo e agroalimentare in varie regioni del Paese, piena disponibilità a lavorare sulle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale, la colonna dell'economia italiana, e soprattutto in questo momento in cui l'Italia esce da 3 anni di recessione, in questo momento in cui finalmente, caro Juan Manuel, l'Italia torna al segno più, l'Italia torna a guardare dopo anni di crisi con coraggio e fiducia al proprio domani, ci sembra naturale dover giocare una partita insieme a chi più di ogni altro ha gli stessi simboli e gli stessi segni di desiderio di futuro. È molto importante che Kimbo sia una realizzazione italiana con Enel e con Salini in pregilo. È molto importante che le varie operazioni infrastrutturali che tu hai citato e che oggi il vicepresidente ha presentato alla presenza del ministro Calenda siano realizzate. Noi siamo molto interessati a essere più presenti in questo territorio e siamo anche molto convinti che questo lavoro aiuterà anche a fare le operazioni win-win che ricordava il Presidente, perché quella del caffè è simbolica. Il Presidente lo ha detto molto bene, poi lui è un grande esperto di caffè, io al massimo posso ricambiare con un po' di pizza, se vuoi, facciamo pizza e caffè, ma la cosa interessante è che ad esempio un imprenditore italiano, oggi Andrea Illi, ha preso un aereo ed è venuto semplicemente per firmare un accordo con il SENA, con la vostra agenzia di formazione dei giovani, e trovo interessante che un accordo analogo sia stato firmato anche da altre aziende italiane. Finisco rapidamente sottolineando l'ottima sintonia che abbiamo sui temi della difesa, il lavoro che la Colombia sta facendo sui caschi blu, non soltanto in questa zona del mondo, il lavoro che noi vogliamo fare e continuare a fare insieme sulla modernizzazione delle forze armate, sulla cooperazione scientifica e accademica, sulle iniziative legate alle Nazioni Unite. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Santos, la signora Ministro e tutto il Governo per l'adesione della Colombia alla candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma soprattutto per il lavoro che facciamo insieme, Uniting for Consensus, e più in generale il lavoro che facciamo alle Nazioni Unite. Penso su tutte alle grandi questioni dei diritti umani, penso alla grande questione dei diritti delle donne, su cui abbiamo lavorato insieme in passato e continueremo sicuramente a farlo. Infine, credo che sia particolarmente interessante concludere con un elemento di gratitudine rispetto alla comunità italiana che è qua. Il Presidente Santos rappresenta un paese che è stato capace di accogliere tanti italiani che scappavano, che fuggivano da situazioni di difficoltà. E l'accoglienza colombiana ha prodotto oggi una forte mix di identità. Oggi sono andato alla scuola Leonardo da Vinci e ho visto i bambini che cantavano tutti e due gli inni. Noi siamo molto felici perché l'inno nazionale colombiano è stato scritto da un cittadino italiano, Sindici, che era partito da Frosinone. Ma quando penso a ciò che ha lasciato e lascia la cultura colombiana in Italia, non posso che pensare a dei giganti del pensiero, della letteratura, e probabilmente credo che questo sia una delle chiavi di successo. Bene, questa amicizia è stata resa possibile dalla capacità di accogliersi, di riconoscersi, e avendo incontrato a partire da ieri molte esperienze di italiani che sono venuti qua in Colombia, voglio, essendo questa la prima visita di un capo del governo,
ringraziare formalmente e ufficialmente il governo colombiano, ringraziare la Presidenza della Repubblica, perché hanno avuto un cuore capace di accogliere. Forse anche l'Europa dovrebbe essere un po' più capace in questa fase di riflettere sul senso della propria identità. E credo che sia davvero interessante che questo possa accadere partendo dai nostri due paesi. Caro Juan Manuel, tu sai che l'Italia, dopo un po' di difficoltà, si è rimessa in moto. Ancora, tu conosci bene l'Italia, ancora le cose sono un po' divise, ci sono come due Italie. C'è un'Italia al nord del nostro paese che va meglio della Germania. L'Italia del nord è il paese più forte a livello economico in Europa. Quella regione lì, quella zona del nord e del nord-est in particolar modo, è la regione numero uno in Europa come capacità di crescita, come adattamento. Abbiamo qualche problema ancora nel nostro sud, ma proprio oggi per la prima volta sono usciti dati in cui torna al segno più anche il sud. Bene, mi piace l'idea che sia una buona notizia questa, perché l'Italia possa tornare a fare ciò che deve fare, non soltanto in Europa ma anche in America Latina, e contemporaneamente che insieme, con l'allegria tipica dei nostri popoli, possiamo riprendere in un momento di crisi della politica il filo di quella straordinaria stagione che è stata la terza via e che ha prodotto dei grandi risultati nel mondo, ma che oggi ha bisogno di nuovi interpreti. E tu, caro Presidente, sei sicuramente un modello e un punto di riferimento per molti di noi. Per questo grazie di cuore, buon lavoro e grazie anche dell'onore di parlare questo pomeriggio di fronte al Senato per portare la voce dell'Italia in uno dei templi della democrazia, perché voi siete anche questo, un grande baluardo e presidio democratico. Presidio democratico. Grazie. Muy bien, de esta manera finalizan esas declaraciones. A todos ustedes, gracias por su asistencia. Chiusura a queste dichiarazioni, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e buona giornata a tutti. Grazie.